Ciao a tutti, buongiorno, come state? Tutto bene? Oggi andremo a fare un giro in mountain bike a Sasso Marconi in compagnia di un mio amico, Ugo, e andremo a fare il percorso di Monte Mario con qualche variante, uno dei percorsi più belli nella provincia di Bologna, almeno perlomeno è stato giudicato uno dei percorsi più belli. A dopo! Qui inizia il percorso. E qui arriviamo a quello che chiamano l'arco romano, invece non è altro che l'arco dell'acquedotto. Che spettacolo! Questa è la discesa del Batte Dito, noi andiamo di qua. Monte Mario, Brento. Difficoltà media. In scioltezza. Partiamo. Ma c'è fango. Perché arrivi al punto che la spingi anche, no? Una bella variante,
ma con una salita non indifferente. Ah, ok. Sì. Altro tronco. Che spettacolo! Guarda che cielo, non c'è una nuvola! Una cima chiamata la Commenda. Qui c'è la possibilità di fare i fuochi, ci sono dei tavoli per fare il picnic, eventualmente si può anche andare avanti di qua, no?
Ui. Divertente? Impressionante. Qui. Ok. E qui. Via delle orchidee. Ed è praticamente la via degli dei. Fantastico. E poi il vento. Ok. Passiamo in fondo a vedere l'orchidea. Questa è la strada che va. Troviamo la commenda. Andiamo per Monte del Frate? Sì. Via degli dei, Monte del Frate. Andiamo. E qui andiamo a destra, che si potrebbe anche prendere questa, ma c'è fango d'inverno. La via degli dei si va di là, ma si può anche fare questa parallela. Sentiero CAI 122. Ma non è molto che c'è quella stanga qua. Si può passare? Ok. Ah, ok, la chiesa là in cima. Monte delle Formiche è dalle parti di Monte Renzio. Che spettacolo! Non c'è una nuvola! Oggi, martedì 10 gennaio 2022. Farci compagnia, abbiamo il vento, ma noi non siamo preoccupati, dai. Praticamente Ugo è la mia guida. Sì. Qui c'è un pezzo, dice Ugo, molto tecnico. Ah, però si fa? Ma si farebbe? Proviamo. Vediamo se si
sì. Pedalata, io me la butto. Che ti è scivolata dietro. Ok, e qui comune di Monzuno, via Valverde. Si va giù? Qui, se non sbaglio, c'era una fontana, eh? A sinistra, vero? Qui a destra. Qui comunque si passa per la via degli dei? Ah, ok. Ah, ok. Poi di là si prende a sinistra e si va su a Montadore. Ok. Si va anche di qua, E la fontana d'inverno è chiusa? Monte del Frate? No. Sì, si fa tutto a piedi, mi sa. No, ma tutte le pietre. Sì, a Montadone ci andremo un'altra volta. Una giornata spettacolare. Da in cima si vedrà il Cimone. Qui invece c'è il centro faunistico di Brento, che è questo, centro di tutela e ricerca. Qui hanno i leoni, bene o male gli animali, sono animali di recupero. Si può venire a visitare prendendo appuntamento. Andiamo a cercare su internet il numero area faunistica Cadicò o Montadone. Io continuo a avere dei problemi al cambio. Giù la sella e si scende. Fantastico! Bello, bello, bello! Che panorama! Che panorama! Vi faccio vedere il panorama! Che panorama! Siamo un po' coperti. Ah sì. Ah sì.
là in fondo si intravede. Sì, sì. Sono innevate, eh? Già. Seguiamo a ruota Ugo. Qui siamo arrivati sull'asfalto di Badolo. Freni umidi. Qui si torna verso Sasso Marconi. Deviazione. No, come si chiama? Il? Bighelloner. Bighelloner. Già nome. È tutto un programma. Detto da te, occhio, bisogna stare attenti. Quando Ugo dice occhio, bisogna stare in occhio.
Vuoi provarla, Ugo? Però vai giù da lì? Senza rincorsa, niente? Oh! È un bel salto, Come? Qui fanno roccia. Au! Io devo cominciare a scalare. Ah, qua si sale. Però non si fa in bici. Ma dobbiamo fare uno con la tenda lì. Che abbia dormito lì? Qui ci sono anche dei bei lupi, eh. Ci vediamo. Ah, però. Bello, molto bello, a parte il mio volo, si è allentato il Garmin. Si è allentato un po' il Garmin dalla botta. Niente di che. Tecnico, un bellissimo percorso. Tecnico. E quello è il Bighellones? Ah, Luca, l'ultimo è il Vagabond. Da quando? Da quando abbiamo incontrato... Ah, ok. Perciò lì dove sono, mi sono appoggiato in terra, io a sinistra dove vai? Vai a finire alla chiesa di... Di Badolo? Ah, ok. Quello che una volta, poi si va anche a Fossa Raibano, non si fa. Ah, okay. Una volta si faceva Fossa Raibano. Dopo un breve tratto d'asfalto, a batte dito, prendiamo a destra e saliamo verso la sella. Bello! Lassù è quella roba? E qui rientriamo, stiamo facendo il percorso a ritroso, questo l'abbiamo fatto prima in salita, a salire. Ehi! Andiamo verso l'Arco Romano. Thank you.
che è qui, e qui c'è l'arco romano che non è visto in salita. Andiamo. Siamo in fondo. Torniamo giù dagli orti. Bello, eh? Bello e veloce. Ciao, ce n'è uno. Consigliato andare pianino, specialmente dove non si vedono le curve. Come? Come, Ugo? Sei già lo scorciatoio, Vai per avanti, Ugo. Bello, bello. Sì, ho visto lì. Sì, lì è caduto poco tempo fa uno. Giro si è concluso, è stato un bellissimo giro, compagnia di un grande amico, Ugo, come guida spettacolare, e abbiamo fatto il giro di Monte Mario con alcune varianti. E se avete dei commenti, qualche consiglio, commenti o domande, scrivetelo sotto in descrizione, e spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao a tutti!